questa stessa edizione di un premio molto prestigioso nasce proprio per attribuire ai giornalisti, sia italiani che insomma stranieri, rappresentano l'espressione pura del giornalismo giudiziario e investigativo. Questo è il secondo anno che il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale patrocina questo evento, molto importante per riconoscere l'impegno professionale dei giornalisti che seguono le materie giudiziarie e che svolgono giornalismo investigativo, che sono presenti sui teatri di guerra e quindi spesso vanno incontro a dei grandi rischi per svolgere il proprio lavoro. Un lavoro fondamentale però per informare l'opinione pubblica in un momento in cui la disinformazione è diventata un'arma ibrida con cui si combatte la guerra in Ucraina. Il Ministero degli Esteri è impegnato per difendere la libertà di tutta la stampa italiana, la stampa internazionale, e siamo anche molto attenti alla sicurezza dei nostri giornalisti. Francesca ha raccontato il conflitto con le sue infinite contraddizioni, documentando con forme narrative originali le principali crisi umanitarie del nostro tempo. Francesca Mannotto, un grande applauso. Catturando i fantasmi di un conflitto complicato, ma anche l'assenza con cui lui stesso ha dovuto convivere, riuscendo ad esprimere il suo io più autoriale sullo sfondo scarno di un paesaggio fatto per otto di fango e cingolati arrugginiti. Gabriele Michalizzi, ti accogliamo con un grande applauso.